Qualcuno ha visto la balena bianca? De même, à la fin du repas, il prit la coupe, le saint calice, et en rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Eccovi di nuovo qui, adorati naviganti. Ditemi, come state? Vi siete innamorati dalla scorsa volta? Vi si è smosso dentro il palpito dell'amore? Allora, eccoci di nuovo in compagnia, pronti per un'altra escursione, appassionata e divertita. Oggi vi faccio subito un regalo grande grande grande, perché al timone non sarò solo, ma sarò accompagnato da un'amica, da un bijou, da mille e un effetti speciali, da uno degli umani più simpatici sulla faccia della terra che io abbia avuto la fortuna di conoscere, nonché una podcaster di tutto rispetto che ho conosciuto nell'ultima stagione di un podcast di cui vi parleremo dopo. Ladies and gentlemen, Sofia! Ciao a tutti naviganti! Sofia quest'oggi ci accompagnerà in questa traversata in un mondo affascinantissimo che tra qualche secondo vi sveleremo assieme. Prima vi voglio dire che Sofia è una podcaster, fa parte della redazione di Inside Outs, podcast del Liceo Bagatta a cui il sottoscritto, il capitano, ha preso parte nella scorsa stagione e che ripartirà tra presto. Dunque, a te la parola, Sofia. Con molto piacere, capitano. Quest'oggi andremo alla volta di un mondo che quotidianamente esploriamo, chi più, chi meno. Stiamo parlando del mondo culinario, dell'amatissimo cibo. Esploreremo diverse realtà culinarie prelibate, alcune conosciute, altre no. Parleremo degli eccessi alimentari, ma anche del rapporto sesso-cibo e di molto altro ancora. Insomma, non potrete assolutamente annoiarvi. Siete pronti per salpare? Lasciate dunque, io vi dia le coordinate letterarie e musicali. Avete ascoltato, letta da me, la Bibbia in versione francese. E in sottofondo avete ascoltato There My Light, dei Kammerer, col 4 al posto della... Mazza che fantasia! Via! Passate dal blog, perché lì avrete il nome del pezzo, se no ciccia. Egitto, dicevo, terra incantevole, ricca di cultura millenaria, di bellezze famose in tutto il globo, in tutta la terraferma, ma anche di ricette che si tramandano oralmente da anni, di piatti semplici, ancora oggi, superstiti alla globalizzazione. Io, da bravo salutista mancato, vorrei presentarvi una ricetta amorevole che potete realizzare adesso. Dovunque voi siate, siete in macchina e mi avete scaricato sul telefono, beh, fate sosta in un autogrill e acquistate l'occorrente. Siete in casa e mi state ascoltando dal lettore player, beh, schiudate le chiappe sulla sedia e correte in frigo, no? Vi sto per rivelare il quarto segreto di Fatima. Vabbè dai, fatemi fare un po' lo spiritoso. La ricetta che vi sto per consigliare è celeberrima in Egitto, un piatto ricercatissimo da fare. La zuppa di fave. Ora, lasciatemi dire che parlarvi della zuppa di fave dopo Longfellow, Melville, Bjork, Benigni, per me rappresenta il più grande traguardo della mia vita. Unire l'utile al dilettevole. Scardinare l'idea che ci sia qualcosa di aulico e qualcosa di triviale. Tutte cazzate. Per me tutto è poesia, naviganti cari, questa è la filosofia del mio viaggiare. Motivo per cui, prendete gli appunti, che il dettato inizia. Il nome originale della ricetta è fulmu d'ammassa. Avrete bisogno di 500 g di fave secche, una cipolla, 3 spicchi di aglio, 2 limoni, 3 uova sode, un pizzico di prezzemolo, della paprika dolce,
olio extravergine di oliva e infine del sale. Come si prepara, vi starete chiedendo? Dovrete far bollire per 2 ore circa le fave sgocciolate, messe a bagno la notte prima in una pentola con molta acqua e un pizzico di sale. Una raccomandazione, dovete girarle molto spesso. Dovrete poi scolarle in una zuppiera e condirle con sale, limone, aglio pestato, prezzemolo, cipolla e olio. Continuate a girarle per pochi minuti e voilà! Eccoci qui dopo il breve stacco con la voce dritta dritta da Napoli di Giuseppe Ramapithecus Bocchino, un nome e una garanzia. Ci soffermiamo adesso proprio su questa splendida terra, Napoli. Io sono una persona di bocca buona e la cucina partenopea promette sempre di far guadagnare qualche chilo in più e qualche grammo di autostima in meno. Ricordate il tormentone dell'anno scorso, a me mi piace la Nutella? Filosofia pura di quel mondo remoto. Napoli sovente ci torna alla memoria per la meravigliosa scoperta della pizza, per noi italiani ben più importante di quella delle Americhe. A proposito di questa meraviglia da Guinness dei primati, avete mai visto il film Totò Sapore e la magica storia della pizza? È un film straordinario, prodotto nel 2003, che vede protagonista Totò Sapore nelle vesti di un cantastorie, proprio come la qui presente Barbara Favaro.
Cantastorie che gira per le strade della città elogiando il cibo attraverso delle canzoni che servono a distrarlo dalla fame, visto che è un animo allegro ma squattrinato. Tuttavia, una strega malvagia, tale Vesuvia, non vede di buon occhio lo spirito dei napoletani e architetterà un piano diabolico per scoraggiare in tutti i modi Totò. Un film degno di nota, guardatelo! E ora è il momento di una ricetta per voi. Molti di voi non sanno che il capitano ha origini partenopee e pertanto cedo momentaneamente lo scettro a lui. Ma che gentile, Sofia. Accolgo il tuo scettro con molto molto piacere e propongo ai nostri ascoltatori una ricetta che ha accompagnato la mia infanzia. Gli struffoli. Gli struffoli sono un dolce natalizio. Mia nonna li prepara sempre per le feste. Meglio ancora, la mia bisnonna è migliore di tutti e tre i mammalucchi di Masterchef, che con gli struffoli non saprebbero che fare. Se il nome vi suona strano, vi dirò subito che sono delle palline di pasta dolce, fritte e immerse nel miele, e contornate da confettini colorati e, per chi vuole, da frutta candita. Le origini del piatto sono davvero interessanti, almeno per uno studioso di materie classiche scappato dal liceo classico come me. Furono gli antichi greci a esportare nel Golfo di Napoli questo dolce, e proprio a loro dobbiamo la parola struffoli. Pare derivasse da strongulus, ovvero sia dalla forma arrotondata, questo era il significato. Tuttavia c'è chi sostiene che la parola derivi invece dall'azione dello strofinare, il gesto d'altra parte che compie chi lavora la pasta per farla diventare cilindrica prima di tagliarla in tronchetti. La ricetta non è molto conosciuta al di fuori del meridione, dunque mi sento un attimino importante nell'opera di divulgazione che sto facendo. Vorrei almeno un riconoscimento dell'UNESCO per l'impegno preso. Gli ingredienti di cui avrete bisogno saranno 400 g di farina bianca, un'arancia, un limone, 50 g di burro, 3 uova, olio di semi, 30 g di zucchero, 3 cucchiai di limoncello e zuccherini colorati, che in dialetto si chiamano riaulil. Dovrete versare la farina setacciata in una ciotola, rompere le uova al centro, il burro, lo zucchero, il limoncello e la scorza grattugiata del limone e anche quella dell'arancia. Arrivati a questo punto dovrete lavorare a mano gli ingredienti fino ad ottenere un impasto piuttosto compatto e omogeneo. In secondo luogo dovrete dare all'impasto la forma di una palla, lasciarlo riposare per almeno mezz'oretta. Dovrete altresì creare dei cordoncini del diametro di un dito, scegliete voi quale. Li fate friggere in un bel po' d'olio fino a quando saranno ben indorati e quando avrete finito di friggere tutto l'impasto dovrete sciogliere in una pentola ampia il miele e gli zuccherini colorati. Poi girate con un cucchiaio di legno o cucchiaiella, sempre in napoletano, che è stato riconosciuto di recente come lingua, in modo che tutti gli struffoli vengano intrisi di miele. Versate dunque a questo punto gli struffoli in un piatto con al centro un bicchierino e conferite agli struffoli la forma di ghirlanda. E se ci riuscite al primo colpo vi do un bacio sulla fronte e i miei complimenti, visto che non è affatto semplice. Fatemi sapere, ci conto, sarebbe bello postarsi delle foto sul mio blog, sarei felice di condividere il mio gusto per gli struffoli con voi. It's Santa here. A very merry Christmas and the happiest new year. E ora vi lascio per qualche secondo in compagnia di un artista napoletano che adoro, che non è il tipico artista neomelodico e che mi sento di farvi conoscere. Lui si chiama Enzo Avitano. Abala mo abala com me. Abala fama, abala sede. Abala mo da bala mede. Abala mo abala com me. Se não abala mo bona, não go dunga, não go sol. Se não abala mo vera, não pega, não crea. E dopo questo spazio dedicato alla cucina napoletana, eccoci tornati, ciurma. Tocca adesso ad una realtà che è in forte espansione, che è poco occidentale e molto orientale, che è spesso al centro di polemiche, derisioni e contrasti in ambito nutrizionista. Vi parlo della cucina vegetariana. Non vi nascondo che l'amore per le verdure è forte, sia da parte mia che da parte del capitano. Perciò ci soffermeremo più sull'amore al momento e vi proporremo una riflessione che merita di essere condivisa sul rapporto uomo-animali. Al di là di una coerenza ferrea, che a noi non importa, crediamo sia comunque interessante proporre riflessioni che rispecchino un pensiero condivisibile o meno. No, no, yeah.
anche perché il pensiero in questione è di un filosofo, Plutarco. E ora ascolterete un frammento del suo saggio intitolato Del mangiar carne. Qualcuno potrebbe dire che i primi uomini a mangiare carne furono sollecitati dalla fame. In effetti, non perché vivessero fra desideri legittimi, né perché disponessero del necessario in abbondanza, essi pervennero a questa pratica, sfrenatamente, abbandonandosi a inammissibili piaceri contro natura. Anzi, se in questo momento ritornassero in vita e riacquistassero la voce, essi direbbero: «Beati e cari agli dèi voi che vivete adesso! Che epoca vi è toccata in sorte! Quale smisurato possesso di beni godete e vi dividete! Quante piante nascono per voi, quanti frutti vengono raccolti, quanta ricchezza potete mietere dai campi, quanti prodotti gustosi cogliere dagli alberi. Vi è lecito anche vivere nell'abbondanza, senza il rischio di contaminarvi. Noi, al contrario, abbiamo dovuto far fronte al periodo più cupo e buio del mondo, perché ci siamo trovati in una condizione di grande e irrimediabile indigenza fino dalla nostra prima comparsa sulla terra. L'aria occultava ancora il cielo e gli astri, mescolata a una fosca e impenetrabile umidità, al fuoco e ai turbini del vento. Non ancora il sole aveva assunto una posizione stabile. Avete ascoltato un pensiero, come vi accennava Sofia. Un pensiero interessantissimo che sinceramente mi ha accompagnato per molto tempo. Dovete sapere che sono stato vegetariano per 5 anni e mezzo. Vegetariano crudista per 1 mese e vegano per 1 anno. Ovviamente per tanti tanti motivi, come vi dicevo. Una fra queste era una ragione etica. Non volevo che fossero uccisi degli animali per me, per conto mio. Vi confesso però che è stato un periodo assolutamente felice, non ero isterico. Non ho sofferto di carenze, non ho avuto scompensi emotivi, anzi. Ero attivista a tempo pieno, all'occasione anche cyber attivista, cucinavo tantissimo, cosa che adesso non faccio così spesso. Ho conosciuto anche una bella community, finché con il tempo non ho avuto modo di constatare che la deriva portava ad alcuni estremismi che con me c'entravano poco e niente. Oltre al fatto che ad oggi io sono convinto che nella nostra natura umana, parte della catena alimentare, la carne abbia la sua importanza, il suo peso. Non tanto quanto gliene conferiamo, visto che le statistiche ci dicono che ne consumiamo troppa, e anche visto che gli allevamenti intensivi sono spesso infernali, ma ha la sua importanza all'interno della nostra alimentazione. Negare questa importanza, secondo me, è operare in malafede. Un estremismo di questo modo l'avrete sicuramente rintracciato e conosciuto grazie ad una vicenda, la vicenda di Caterina. Una storia che vi farà riflettere. Caterina è una ragazza 26enne, affetta da una grave malattia, rarissima, che si pronunciò apertamente pro sperimentazione animale. Ora, so bene che questo non è il contesto per aprire simposi su argomenti così delicati, così dibattuti, e non è nostra intenzione farlo, però sappiate che sono favorevole alla sperimentazione, tanto per essere onesti e trasparenti. Ma al di là di questo dato, che ha poca importanza, io vorrei vi soffermasse sul fatto che la ragazza in questione, Caterina, per aver espresso un'opinione, e ribadisco, un'opinione, non un commento discriminatorio, non un'offesa, non un'accusa, è stata linciata di commenti negativi. Questa opinione le è costata cara, visto che in brevissimo tempo è stata veramente insultata sui social network e diventata famosa per questo. Io vorrei dire a questa gente che dovrebbe sputarsi in faccia dalla mattina alla sera. Perché è veramente inammissibile, inaccettabile, fuori dall'umana concezione, che ci si lanci con tanta violenza contro una persona perché non è conforme all'opinione espressa, o al proprio credo, o alla propria idea, opinione, quello che sia. Vorrei segnalare la presenza di questa gente in rete, visto che in rete ci sono anch'io. Ci sono questi siti pericolosi, ci sono queste realtà che sono assolutamente inneggianti alla violenza, dalle quali vorrei prendeste il distacco anche voi. Uno tra tutti è il sito 100%animalisti.it, in cui addirittura si fa festa, si pubblica un commento positivo sul forum se muoiono dei macellai. Provare per credere. Sono proprio dei mentecatti, fatti e finiti. Non abbiamo bisogno di questa violenza. Non siete d'accordo? Ovviamente ciò non rimuove la nostra ferma opposizione a circhi, pellicce, caccia, competizioni tra animali come lotte canine o di galli o chi che sia. Non è ipocrisia.
è il nostro pensiero. Felici di sentirne uno diverso, purché non sia il copia e incolla da qualche sito di professoroni emeriti che sostengono che siamo nati tutti fruttariani. Ora vorremmo parlarvi di due derive culinarie degli ultimi tempi: il pescetarianismo e il fruttarismo. Per pescetarianismo si intende quel particolare regime alimentare che prevede l'astensione dal consumo di carne animale ad eccezione del pesce, che invece costituisce la parte essenziale di questa dieta. Non è affatto una scelta da dementi, se è questo che starete pensando. Amanda Palmer lo è. La conoscete? Imparerete a conoscerla qui sul veliero, se andrete nel blog. Per fruttarismo si intende invece un estremismo della dieta vegetariana che prevede il consumo esclusivo di frutta dolce, frutta ortaggio e frutta grassa. Troverete su YouTube un video di Giovanna nel quale spiega la sua scelta fruttariana. Vedrete la sua allegria. Praticamente sembra un passo dalla tomba. E ora, amici naviganti, torniamo in Spagna ad occuparci di cucina spagnola. Che ricetta ci proponi, capitano? Una ricetta che ho avuto la fortuna di assaggiare gradando, Sofia. I testicoli di toro. Una bontà impressionante. Pensa che non si mangiano solo in Spagna, bensì anche negli Stati Uniti, conosciuti come Rocky Mountain Oysters. Perché sai che gli americani, se non ci piacciono il titolazzo che fa figo, non stanno contenti e si possono cucinare sia in fricassea, sia saltati, sia fritti, ma anche come condimento di insalato, ho scoperto. Io li ho mangiati alla pizzaiola ed erano veramente veramente buoni, squisiti. È un piatto dalle origini povere, come la lingua di vacca o i fegatini, nato nel segno del non si butta via niente. L'unica cosa che posso spaventare di questo piatto, d'altra parte, è la consistenza. In alcune parti un po' dura, in altre un po' più grassosa, gelatinosa. Vorresti provarli, Sofia? Però non ti ci vedo cacciatrice di tori. Che dici? No, grazie, Aldo, tranquillo. Lascia a te il privilegio di averli assaggiati. Sarebbe però il piatto perfetto per il TV show Orrori da gustare, sai? Il titolo originale è Bizarre Foods with Andrew Zimmer ed è un programma televisivo che presenta piatti insoliti, sia regionali che internazionali, con l'intento di scardinare i pregiudizi legati ai cibi che tradizionalmente non mangeremmo mai. Per esempio, per un inglese il nostro panino con la minza siciliano è un orrore insopportabile. Per noi la carne di scoiattolo del Texas è altrettanto infattibile. Dunque, questo programma divertentissimo, di cui troverete diversi video disponibili su YouTube, è un programma culturalmente molto valido che fa servizio pubblico senza mai cadere nel banale. Per noi che siamo nati curiosi e con lo stomaco tutto sommato forte, è il top. Dategli una chance. E adesso musica! I am not
Lei era Mirva, talento australiano fresco fresco che sta stregando parecchi, noi compresi. Sapete, parlando del cibo e pensando a come iniziamo questa lunga avventura qui sul veliero, non potremmo non parlare del rapporto tra sesso e cibo. E vi racconterò che lessi un articolo sulla Repubblica in cui, ribadendo l'esistenza sacrosanta dei cibi afrodisiaci, si venne a creare anche un menù ideale del sesso. Facciamo una prova a bordo allora. Atmosfera. Quante coppie in questo preciso istante stanno per avere un orgasmo? Sofia, cosa vorresti per cena? Ma, per cominciare, un buon risotto con lo zafferano. Ma io non lo posso mangiare. Se ci facessimo uno spaghettino al pomodoro? Sì, ma con tanto 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 basilico. E come dolcetto? Ah beh, tanto cioccolato e una bella crostata alle noci, ovvio. Stiamo delirando, direte voi. No, perché in realtà nel menù del sesso compaiono proprio in top 4 questi ingredienti. In particolar modo gli andrologi consigliano il peperoncino, utile per potenziare il desiderio sessuale di lui, già che migliora la circolazione sanguigna proprio lì e stimola la prostata e l'eiaculazione grazie alla capsaicina. Altri sono insospettabili, come ad esempio l'avena, il miele, che attivano il testosterone, le uova, ricche di proteine che riequilibrano i livelli degli ormoni maschili aumentando il desiderio, fritti di mare e ostriche, grazie allo zinco essenziale per il liquido spermatico e, manca a dirlo, il cioccolato, che aumenta il livello di serotonina. Interessante, non è vero? E ora andiamo dritti in Cina. Vi parlerò dei ravioli al vapore, definiti yaozi, che sono involucri di pasta con un ripieno di verdure e di carne diffusi in Cina, in Giappone e in Corea. Di solito vengono consumati come antipasto oppure come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio. La loro forma, così come il loro ripieno, varia a seconda della regione in cui vengono preparati. Solitamente vengono farciti con un misto di carne di maiale, pesce e verdure, solitamente arricchiti con zenzero, scalogno ed aromi. I ravioli così ripieni vengono poi cotti al vapore nei cestelli di bambù appoggiati su ampie foglie di cavolo cinese. Questa cottura permette di non disperdere i valori nutritivi e nemmeno il loro sapore. Potete accompagnarli con della salsa di soia o qualsiasi spezia sia di vostro gradimento. Parlando di cibo, non possiamo ignorare che in molte zone del mondo l'allarme cibo sia tutt'oggi in emergenza. È recente l'allarme che è stato lanciato in Guinea, Liberia e Sierra Leone, che sono le zone colpite maggiormente dal virus dell'Ebola. Mancano le risorse, stanno terminando del tutto. Ci sono molte organizzazioni come quella della FAO che stanno facendo molto in questo senso. Ovviamente non spetta ad un podcast fare da faro per la risoluzione di questi problemi. La nostra intenzione però, se possiamo, per quanto possiamo, è quella di non dimenticare che è in corso un'emergenza di portata planetaria e che molti si stanno dando da fare. Questo ci pare un bel segnale e molto importante. Noi vi vorremmo abbracciare con una poesia di Trilussa, Madre Panza. Tanto taglia de punta, quanto è buona la sora, sonta tiro lo spago, spingi la sega. Vedete quello metto sul cantone che se guarda la panza e se la liscia con una specie di venerazione? Quello è un droghiere che ha mischiato spesso il zucchero col gesso e si è fatta una bella posizione. Si chiama Checco e è un uomo che gli piace d'essere lasciato in pace. Qualunque cosa che succede al mondo, poco gli preme, in fondo non vive che per quella panzetta a bottatella. E la panza gli ha preso il sopravvento sul cuore e sul cervellone, tant'è vero che quando cerca d'esternare un pensiero o deve esporre qualche sentimento, ti ad occhio la trippetta e piano piano la tasta con la mano che l'aiuti nel ragionamento. Quando scoppiò la guerra l'incontrai, dico, scesemo, eh? Fece lui, mi pare che l'affare si mette male assai.
Mo stiamo alla finestra, ma se poi toccasse pure a noi? Sarebbe un guaio! In tutte le maniere, come italiano e come cittadino, io credo di aver fatto il mio dovere. Provandesiago ho provveduto a tutto. Preso l'olio e il vino, la pasta, i fagioli e il pecorino, il baccalà, lo strutto. E con un'aria seria e pensierosa, aggricciò l'occhi come per rivedere se non si era scordato qualche cosa. Perché Checco è così, o la sostanza, e unisce sempre nella stessa fede la madre patria con la madre panza. Avrete insomma capito che il ricettacolo del cibo è un ostello da prendere seriamente in considerazione. Divertente, fantastico, splendido. Ci piace tantissimo. La traversata di oggi ci auguriamo sia stata proprio altrettanto. E mi auguro abbiate amato, come io ho fatto, la presenza di un'altra voce amica, quella di Sofia. Il cibo è insomma un perno della nostra esistenza. Prendete e mangiatene tutti. Vi abbiamo convinto? E anche per oggi è tutto, io al solito ringrazio la nostra, quest'oggi non più soltanto mia, spalla, colonna, erculea, Barbara Favaro, e ringrazio anche la preziosa voce che vi ha tenuto compagnia, quella di Sofia Mendini, podcaster di Inside House. Grazie mille, mio capitano, per avermi ospitato a bordo del veliero. È stato davvero un onore. L'onore è stato anche nostro e l'ultimo ringraziamento va a tutti coloro che ci danno la possibilità ogni volta di essere qui in vostra compagnia, allo staff, al team di Italian Podcast Network. Per oggi è tutto, alla prossima traversata!